Ciao a tutti ragazzi, oggi farò un video i racconti di paura inventati da me. Questa paura non dovete aver paura perché sono inventati da me. Però una l'ho sentita da una youtuber e ve la voglio raccontare. Perfetto, iniziamo. Ok, un attimo di tempo di sistemare per bene. Perfetto, iniziamo. Un giorno una bambina o bambino, non mi ricordo. No, bambina. Un giorno una bambina. Come posso. Aspettate un attimo. Che sono cose troppo. Insomma. Allora, questa qua è inventata da me. Perfetto. Un giorno una bambina era in casa sua, stava giocando normalmente col suo cagnolino, perché lei aveva un cane. Dopo cena si guardò un po' di TV, poi i genitori decisero di andare a letto. Lei ogni sera si faceva leccare la mano dal cane. Ops, scusate. Si faceva leccare la mano dal cane. E in pratica è andata a letto e ovviamente prima di andare a letto si è fatta leccare la mano. Dopo un po' sente un gocciolio venire dal bagno. Si sveglia ma decide di restare, quindi abbassa la mano e si fa leccare la mano. Allora dorme, si rimette a dormire. Il giorno dopo, quando entrò in bagno, vide il suo cane impiccato che gocciolava sangue. Si girò e sullo specchio vide una scritta terrificante, cioè anche gli uomini possono leccare. Quindi, quando sentite quel gocciolio, era il sangue del cane. Quindi, c'era qualcuno in casa sua, nella camera sua sotto il suo letto. Che paura, ragazzi! È inventata ovviamente. Cioè, ve lo immaginate? Cioè, oh mio Dio, povera bimba, soprattutto per il cane. Cioè, ma quella bimba non è che poteva. Cioè, che poi quando l'ha visto è subito svenuta. Non poteva prima di svenire andare ai genitori a dirglielo. Magari erano stati i genitori a fare lo scherzo, ma non credo, perché quando ha sentito il gocciolio, i genitori erano ancora sotto, sentivano i genitori, sentivano che guardavano c'era la TV accesa e loro che parlavano. Quindi sotto il suo letto c'era qualcuno. Povera bambina, no, povera bambina. Povera bambina, povera bambina, povera bambina. Ok, continuiamo. Ciao. Basta. Continuiamo. Altra storia. Ok. Allora, questa invece l'ho un po'. Non dico le parole esatte, ma l'ho presa sempre da una YouTuber. Allora, un bambino che era andato a letto. Stava andando a letto. No. Sì. È andato a letto. Dopo un po' sente qualcuno sbattere alla a sbattere e pensa ovviamente che sia sua mamma. Quindi chiede: mamma, va tutto bene? Va tutto bene? E risponde: siamo le mie, va tutto bene. Dopo un minuto si ricorda che la mamma è uscita. Si ricorda il momento che la mamma le aveva detto: tesoro, io esco, fra un'oretta arriva la babysitter. E non era ancora arrivata la babysitter. Quindi lui rimase paralizzato, cioè un attimo così. Corse in camera e si chiude, si mette e si chiude in camera. Dopo un po' sente dei passi venire verso la sua camera.
si chiude, si metti sotto le coperte, si aprì la porta e da quel giorno non si sapò più niente di quel bambino. I genitori poverini non lo trovavano più, non lo trovavano più. Pure la babysitter quando è entrata, cioè ha chiamato subito i genitori perché non l'ha visto. Capperi, poverino. Almeno speriamo che era una femmina e non un maschio. Ok. Questa è inventata da me. Un giorno due bambine di nome Sara e Anna stavano sedute sulle poltrone a leggere un libro. A leggere il libro. Dopo un po' Anna sente qualcuno che bussa alla porta. Va a vedere ma non c'è nessuno mette la testa giù e guarda. Anche ora è giunta la tua ora. Spaventata chiama sua sorella Sara, perché erano sorelle, e dice: Sara, Sara, vieni qua. E Sara viene. E lo vedono. E allora Sara dice: ma lascialo stare, saranno quei ragazzini che vengono a che ci fanno sempre gli scherzi. Lasciali stare. Allora lasciali stare. Scusate, stavo facendo rumore con delle candele. Un euro. Sono 50-50 un euro. 551-000. Un euro. Ok, comunque, lasciamo stare. Ecco, Allora rientrano in casa e Anna si siede di nuovo, però questa volta guarda la TV. Sara sconvolta un po', andò a prendere dei bicchieri d'acqua. Quando stava prendendo dei bicchieri d'acqua, si sente di nuovo un bucio alla porta. E Anna va a vedere, trova una tipa tutta insanguinata, tutta rossa, e dice: chiedo aiuto, portatemi per favore, fatemi entrare. Lei dice: no, no, non entrare, non puoi entrare. Lei entra lo stesso e si siede sulla poltrona. Inizia un po' a chiacchierare con Anna. Dopo un po' dice: dai, ora vai via. Noi andiamo a letto. Tu, mi raccomando, vai via. Allora dice: sì, grazie, però. Quando loro vanno a letto, si sente aprire la porta. Si sente aprire la porta. Ma si riaddormenta. A notte fonda si sveglia per andare in bagno. E sveglia anche sua sorella. Ma quando scoprì sua sorella, la vede infilzata, morta. Allora lei sentì di sotto passi, tanti passi, salire le scale. Allora si chiude subito nell'armadio. Da lì non si sa niente. Tornati i genitori, vedono questa la tizia sarà morta e non vede Anna. E allora pensa che sta giocando a nascondino. La cercano, ma non la trovano. Allora aprono l'armadio e la vedono impiccata. Allora si girano e si trovano la ragazza tutta insanguinata. Chiamano subito la polizia. La polizia la arresta. Nella notte in prigione lei scappò via e rientrò in quella casa. Rientrò in quella casa. Allora i genitori la misero a trovare, ma non la vedevano. La misero a cercare dappertutto.
e alla fine non la trovarono. Allora si annunciano, dicono, vabbè, basta che non entri in quella casa, perché loro ci vivevano. Ma lei c'era entrata. E quindi quando sono entrati, si sono messi a dormire perché era tardi, molto tardi. Dopo un po' succede che i genitori, quella ragazza che era dentro, si era nascosta con un coltello e zap, uccisi. Da quel giorno più, mai, nessuno entrò in quella casa, neanche i ragazzini che facevano gli scherzi, neanche quelli, dopo successa la cosa. Non so se è spaventosa, ma un pochino secondo me lo è. Cioè, trovarsi questa tipa, un'estranea in casa che uccide persone? Oh mio Dio. Comunque, spero che il video vi sia piaciuto. Mettete tanti like, io vi consiglio di, se avete paura se avete paura, guardate il video o di mattina o di pomeriggio. Vi consiglio soprattutto con qualcuno. Io infatti quando le ho dette era con una mia amica perché era venuta a fare pigiama party, din 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 din. Si chiama Giulia. Pim. Bobom, babam. E magari quando arriverà farò un video. Oh, paghi la mossa. Perché quando uno fa così, paghi la mossa. Non bisogna fare sopra il mento però. Se è sotto il mento va bene e devi dargli un pugno e dire paghi la mossa. Se non è sopra il mento, non vale. Comunque, mettete pollice in su, iscrivetevi al canale, mi raccomando, mi raccomando, mettete tantissimi pollici in su, e ci vediamo al prossimo video. Bye bye ragazzi!